i giochi olimpici, manifestazione di grande appeal, di grande tradizione, molto sentita ed attesa da tutti gli atleti e soprattutto dai nostri amici inerenti proprio all'equitazione. E allora, proprio a proposito di questo, vogliamo parlare, aprire questa breve finestra, ma molto importante e significativa, sull'Italia Team che sta gareggiando proprio in questi giorni a Rio de Janeiro con Stefano Brecciaroli, che ha messo in mostra i muscoli e gli ottimi movimenti in piano del cavallo che monta Apollo nel giro esterno del rettangolo. Ricordiamo che si è partiti con la prova di dressage per arrivare poi naturalmente a tutto il completo e al saluto iniziale lo sguardo del capitano in sella Apollo è grintoso, pronto ad aggredire l'arena del Deodoro Stadium. Gli ottimi i trotti allungati, le buone appoggiate e qualche imperfezione nei cambi di galoppo fanno totalizzare al binomio azzurro 41,90 punti negativi. Allora, non so se chiedo alla nostra regia, abbiamo già la possibilità di avere in collegamento il nostro graditissimo ospite, che io vado a salutare molto cordialmente, un vero piacere. Abbiamo in collegamento telefonico Marco Retano, che è il direttore sportivo delle discipline olimpiche della FISE. Lo vado a salutare molto cordialmente. Marco, ben trovato, buon pomeriggio. Eccomi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, ci fa molto piacere, ci possiamo dare tranquillamente del tu, no? Per evitare un po' i Certo. convenevoli. Grazie Marco, quindi ci metti un pochino più a nostro agio, visto che considerato che qui parliamo prettamente di cavalli nel senso del tecnicismo delle corse assoluto, però è molto bello, visto e considerato che siamo nel tema delle Olimpiadi, parlare ed aprire anche una piccola finestra, visto che abbiamo del tempo a disposizione proprio inerenti alle Olimpiade. È una cosa molto importante anche perché il fascino che emana all'Olimpiade, credo, se sei d'accordo Marco, ma sicuramente sarà così, va al di là di tutte le altre manifestazioni sportive. Beh, non c'è dubbio, l'Olimpiade è il sogno per tutti gli atleti nei diversi sport, non cambia per gli sport equestri. Le discipline olimpiche che sono appunto il dressage completo, il salto ostacoli e i sei binomi che siamo riusciti a qualificare per la partecipazione a questi giochi di Rio, già un grande risultato l'hanno ottenuto, l'hanno raggiunto proprio conquistandosi a titolo individuale la partecipazione, perché ricordo che già è un bel risultato che dopo diversi anni, mi pare 16 anni, l'Italia è presente ai giochi olimpici in tutte e tre le discipline olimpiche. Anche se non siamo riusciti a conquistare il diritto alla partecipazione con le squadre, ma a titolo individuale nella ranking internazionale. I completisti sono stati poi particolarmente abili nell'acquisire il diritto a partecipare in quattro e quindi a costituire una squadra così come era previsto dal regolamento. Quindi già un grosso risultato esserci. Direttore, ho segnalato l'articolo di Marta Fusetti inerente proprio a Stefano Brecciaroli, che insomma dice di aver messo in mostra i muscoli e si è ben comportato, no? Italia all'ottavo posto in questo momento. C'è da dire che le gare di ieri della squadra italiana hanno dimostrato un sostanziale miglioramento nella prova di dressage, che è sempre stata storicamente quella più ostica per gli italiani. E quindi è nata una crescita anche nella disciplina del completo, no? Ricordiamo che ci sono le tre prove per completare il completo. Lo vogliamo magari, Marco, ricordare, legandoci anche al discorso che ho fatto fino a qualche istante fa, quali sono le tre prove per chi naturalmente è neofita e si intende meno di sport equestri? Certo, il concorso completo, come dice il termine, è una formula di gara, una disciplina olimpica che si basa su tre prove. La prima prova, la prova di dressage, la seconda prova, la prova di cross o di fondo, la terza prova, la prova di salto ostacoli. Caratteristica del completo è quella proprio di far sì che un binomio debba essere assolutamente completo, cioè in grado di fare una prova basata sull'eleganza dei movimenti.
Abbiamo qualche piccolo problema di collegamento con Marco Reitano per quanto riguarda il direttore sportivo delle discipline olimpiche della FISE, evidentemente qualche problema di segnale telefonico, lo ricordiamo, impegnato nei giochi olimpici di Rio, quindi attendiamo che la nostra regia possa mettersi di nuovo in collegamento con Marco, che ci stiamo nuovamente spiegando quello che è appunto le discipline olimpiche degli sport equestri. Marco, Eccomi, ecco di allora, nuovo. parlavo della prova di dressage e della necessità che un binomio dedito al completo sia appunto completo, cioè in grado di manifestare grande rispondenza del cavallo agli aiuti del cavaliere nella prova di dressage, con grande eleganza dei movimenti, delle andature, passo, trotto e galoppo. Passare poi a una seconda giornata in cui invece il cavallo deve affrontare la prova di fondo, prova piuttosto complessa dal punto di vista non solo tecnico ma anche fisico. Parliamo di 5.800 metri, poco più, da percorrere a 570 metri al minuto, quindi un galoppo che dura circa 10 minuti con 33 ostacoli che vogliono dire 45 salti, perché fra gli ostacoli ci sono diverse combinazioni, no? Che mantengono una stessa Certo. numerazione. Quindi dopo il discorso dell'addestramento, il cavallo si deve trasformare da un atleta estremamente equilibrato ed estremamente tranquillo e sottomesso in un atleta che ci mette decisamente del suo e che a velocità abbastanza sostenuta per il nostro sport deve superare diversi ostacoli, spesso in dislivello, nell'acqua, in situazioni cosiddette naturali. Il giorno dopo poi il cavallo deve superare un'ispezione veterinaria, una visita veterinaria in cui deve dimostrare di aver superato questo sforzo intenso in modo completo, senza alcun danno fisico, e quindi deve dimostrare di essere idoneo per partire per l'ultima prova, che è quella del salto ostacoli, che non è più un salto ostacoli abbastanza semplice come lo è stato fino a pochi anni fa, ma è un salto ostacoli che ha aumentato la sua componente tecnica, sia per quanto riguarda le altezze, che le larghezze, che le difficoltà tecniche. E diciamo che il completo di oggi si è trasformato rispetto al completo storico, che vedeva una prova di fondo molto più lunga, che è molto più duratura, con una prima marcia, una prova di stipolo, una seconda marcia e la prova di cross, che sostanzialmente era molto simile a quella odierna. Certo, molto interessante, fra le altre cose affascinante la prova del cross, no? Il classico percorso di campagna, per intendersi, Marco. Eh sì, affascinante anche perché ha dei rischi. Ancora qualche problemino di collegamento con Marco Retano, ma è naturale, visto e considerato che a livello telefonico ci può stare che la linea salti da un continente all'altro. Quindi attendiamo magari di riavere immediatamente Marco Retano subito con noi in collegamento telefonico per completare un po' questo splendido discorso, visto che stavamo approfondendo proprio la naturale concezione degli sport equestri per quanto riguarda il discorso legato alle Olimpiadi. Marco? Eccoci di nuovo, chiedo scusa. Assolutamente, nessun problema. E È niente, normale. parlavamo del fascino della prova di cross, che è affascinante proprio perché esige dal binomio cavallo-cavaliere una serie di doti che io sintetizzerei in doti caratteriali, no? Con un certo coraggio e una grande fiducia reciproca. Doti di potenza legate alla velocità che il cavallo deve mantenere, e la velocità ovviamente non è solo quella media, ma sono i picchi che il binomio è costretto a raggiungere allorquando deve recuperare del tempo perso, e delle capacità di potenza che sono quelle relative al superamento di ostacoli, spesso posti proprio in situazioni particolarmente difficili, ripeto, nell'acqua, in discesa, in salita, Certo, certo. ostacoli sempre più tecnici, un tempo a fronte molto largo, oggi con fronti molto stretti dove fra le due bandierine ci passa solamente il cavallo, insomma. Marco, potenza aerobica e anaerobica fondamentalmente, un po' come gli atleti. Qui siamo molto vicini perché insomma le corse cross country esistono anche nel mondo
delle corse in generale nell'Ippica, quindi sappiamo che oltretutto anche la nascita proprio dell'Ippica in generale parte dalle corse in campagna, cross country, steeplechase, la caccia al campanile, le corse iniziavano praticamente nelle campagne e finivano al campanile del paese. Questo insomma già dovrebbe rendere un po' l'idea. L'ultima cosa... Prego, prego Marco, volevi aggiungere qualcosa? È che hai centrato perfettamente parlando di potenza aerobica, nella prova di cross la capacità diciamo condizionale che va più allenata nel cavallo è proprio la potenza aerobica, cioè la capacità di produrre una maggiore velocità possibile senza superare di molto la cosiddetta soglia anaerobica. Esatto. Cioè la produzione di 4 millimoli convenzionalmente di acido lattico nel sangue. Ossigenazione del sangue nei muscoli, e stop in poche parole. Sì, che limita la produzione di acido lattico, esatto. Che poi è la sostanza responsabile della sensazione di fatica nel cavallo. Verissimo. Marco, per concludere brevemente, visto che abbiamo ancora un minutino di tempo, una domanda, due domande in una. Innanzitutto, qual è la sua impressione da direttore sportivo, la tua impressione naturalmente da direttore sportivo delle discipline olimpiche, sulla performance dei nostri atleti che abbiamo visto già protagonisti da ieri, e poi se mi puoi dare un commento sulla prestazione naturalmente di Stefano Brecciaroli e dell'attitudine appunto del cavallo Apollo a questa manifestazione. Ma dunque, per adesso la prestazione complessiva della squadra è perfettamente in linea con le previsioni. Noi sappiamo che il confronto è durissimo e che in Europa al momento noi occupiamo circa la quinta posizione tra le squadre europee che sono le più forti al mondo. L'America, e quindi nel panorama mondiale, internazionale mondiale, saremmo tutti stati di mantenere possibile. Per quanto riguarda la performance di Brecciaroli, ce l'aspettavamo una performance di questo tipo nella prova di addestramento, speriamo che tenga nella campagna, perché il cavallo è un cavallo che si... Abbiamo ancora qualche piccolo problema di collegamento con Marco Reitano, che stava concludendo il discorso proprio inerente alla prestazione di Brecciaroli, ma insomma in sostanza, linea di massima, abbiamo capito insomma le parole del direttore sportivo della disciplina delle Olimpiche Fisiche, che stava concludendo il discorso. Marco, forse ce la facciamo questa volta. Allora concludo dicendo che ieri la performance è stata, diciamo che Brecciaroli non ha tradito con il suo Apollo le nostre aspettative ottimistiche. E ha permesso all'Italia di mantenere una buona posizione e di mantenersi a pochi punti dai primissimi, dai mostri sacri, e speriamo che oggi un cavallo così maturo ed esperto come Apollo sappia compensare agli anni che passano, quindi con l'esperienza e la grinta sua e del suo magnifico. Marco, grazie. Se ce ne sarà la possibilità, ma credo di sì, ci potremmo anche tenere aggiornati per dare anche qualche pillola, no? Proprio durante il corso delle Olimpiadi sarebbe molto interessante sapere appunto, conoscere in maniera più approfondita la disciplina e soprattutto dare, come dire, immagine alle prestazioni dei nostri atleti, se sei d'accordo. Allora, qualche piccolo problema di collegamento con Marco Reitano, che però ci tenevamo a salutarlo, se abbiamo la possibilità di poterlo ricontattare per poterlo salutare in maniera definitiva e poi magari rimandarlo ai prossimi appuntamenti. Marco! No, ancora niente da fare allora, continuano i problemi, evidentemente c'è ancora qualche piccolo problemino da risolvere, comunque insomma in sostanza in linea di massima abbiamo capito, vediamo se l'abbiamo facciamo un ulteriore tentativo, Marco? Eccomi, io ci sono. Ecco, no, non so se avevi capito quello che avevo detto, ma credo di sì, insomma. Perfetto, voglio dire, per noi è un piacere, anche perché manca tutto il dressage con Valentina Truppa, tutto il salto ostacoli con Emanuele Gaudiano, sul suo Caspar 232, che rappresenta sicuramente un binomio interessante e dal rendimento anche imprevedibile in senso ottimistico.
Bene, molto bene. Marco, grazie. Un saluto a tutta la truppa, tra virgolette, italiana, oltre a Valentina che è stata grande protagonista dopo quello sfortunato episodio, è tornata a essere lì pronta subito a colpire e a mordere. Grazie Marco. Benissimo. Ai prossimi grazie appuntamenti a voi. Allora. Grazie. Grazie a voi. Un grosso in bocca al lupo a tutti. Crepi, crepi. Allora, ringraziamo allora Marco Reitano.